In questa serata si inaugura una nuova iniziativa economica. Il modo migliore per concludere una giornata pesante, è per potersi venire a rilassare qui a Torre Pozzillo, una location ideale. Ho già tra l'altro assaggiato il cocktail del bravissimo barman, tutto questo in una cornice di profumi, di odori, di sapori. Al di là del cibo contribuisce anche l'odore del mare, del prato e qualche albero di ulivo. Sicuramente lo consiglio per venire con le famiglie, per venire dopo una certa ora che a me è proibita, anche per venire a divertirsi, a degustare un cocktail in ottima compagnia, in una location di vera eccellenza. Dunque, lei è uno dei soci di questa azienda? Sì. Che devo dire, la location è abbastanza confortevole, abbiamo creato anche un'area giochi per i bambini, una bellissima pedana dove che si può fare una pericena, dove si può prendere del sole nel solarium, c'è anche una piscina e un bar, e un bel parcheggio comodo, un accesso a mare che dobbiamo creare con un paio di gradini per dare la comodità alla gente di scendere a mare e farsi il bagno con comodo. Dunque, questa serata diretta ad inaugurare questo nuovo locale? Sì, abbiamo cominciato questa nuova avventura con questa serata di apertura, con una pericena e un po' di musica per intrattenere gli ospiti. Come sarà, diciamo, anche nel futuro, abbiamo pensato anche più piccoli, dando la possibilità di sfruttare uno spazio insieme a un'animatrice. Speriamo di poter rallegrare molte serate dei nostri concittadini, dai nostri turisti, dato che siamo a due passi dall'aeroporto. Abbiamo un bellissimo panorama con anche la possibilità di vedere qualche aereo che atterra o che parte, quindi una bella cornice, secondo il nostro piccolo opinione, la nostra piccola opinione. Io poi, quando ero bambino, mi piaceva andare all'aeroporto a vedere partire e atterrare gli aerei. D'ora in poi, per chi ha questo genere di vezzo, è da consigliare di venire qua. Ma anche io, quando ero bambino, si diceva sempre andiamo all'aeroporto perché c'era quella famosa terrazza dove si vedevano partire gli aerei e arrivare. Oggi invece andiamo a Torre Pozzillo, andiamo a vedere partire e arrivare da qui. Questo locale si colloca all'interno di una scenografia paesaggistica davvero suggestiva. Sì, certo, siamo, diciamo, in una posizione strategica, perché ci troviamo vicino all'aeroporto di Punta Raisi, nel golfo di Marina di Cinisi, dove c'è la torre, che è Torre Pozzillo, che, diciamo, è un monumento storico che contraddistingue soprattutto questa zona. Quindi abbiamo il mare che comunque coinvolge questa bellissima zona. Credo che la grande scommessa sia, da una parte, quella di coniugare la dimensione dell'accoglienza per le famiglie che possono arrivare qui in momenti diversi della giornata e trovare competenza, relax e professionalità, e dall'altra anche la possibilità di accogliere quel circuito turistico legato alla vicinanza dell'aeroporto, che possa tra l'altro contribuire a dare davvero una spinta per lo sviluppo del territorio. È un esempio di quella Sicilia che ce la può fare, fatta da giovani, da competenze, da gente che ci mette del proprio, che non sta lì a lamentarsi e a chiedere quello che gli altri possono fare per sé, ma si preoccupa invece di capire cosa possono fare loro per il territorio. Una grande scommessa, sono certo che verrà premiata.